Si spartiscono la posta in palio San Benedettese e Chieti, un punto a testa che però ai fini della classifica non accontenta nessuna delle due, sempre più giù in classifica. Antonioli cambia e passa al 4-3-3 per via delle diverse assenze ed affida il reparto avanzato al tridente Mendicino, Ferretti, De Sena. Lucarelli dalla parte opposta recupera Rodia, a cui affida subito una maglia da titolare a supporto di Akamadu. Si gioca davanti a circa 2000 spettatori con le due tifoserie che hanno offerto uno spettacolo da categoria superiore. Sotto la direzione arbitrale di Vailati bisogna attendere il 13° minuto quando Di Mino, lasciato troppo libero sulla destra, si accentra e scarica verso la porta, ma la sua conclusione risulta centrale per far male. Poi sulla ribattuta Akamadu viene fermato in fuorigioco. Gara godibile quella del Riviera delle Palme. I padroni di casa, dopo un inizio con il freno tirato, hanno sulla testa di De Sena il pallone del vantaggio, ma imbeccato bene da Alboni l'attaccante spedisce alto sopra la traversa. I neroverdi fanno una partita corta in fase difensiva e cercano di sorprendere gli avversari con lanci lunghi a scavalcare la difesa, come accade al 26° quando Akamadu sfugge alle marcature avversarie e poi serve Puglielli all'indietro, ma il tiro termina fuori, si dispera il giovane classe 2001. La risposta dei rivieraschi qualche istante più tardi nella bellissima sforbiciata di De Sena dall'interno dell'area di rigore, pallone che termina al lato di poco, sarebbe stato un gol fantastico. Prima del 40° il Chieti va in rete, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco, azione che si sviluppa nuovamente sulla corsia di destra con Di Mino, bravo a pescare in aria l'inserimento del numero 9 che mette in rete, ma Vailati, su segnalazione del primo assistente, ferma tutto per fuorigioco millimetrico del giocatore di nazionalità nigeriana. Dall'altra parte anche la Samba a protestare per un gol annullato. Da azione d'angolo e Gabric a girare verso la porta e trovare la deviazione da distanza ravvicinata di Ferretti, ma anche in questa occasione si alza la bandierina del secondo assistente. Prima del duplice fischio finale sono i padroni di casa a rendersi nuovamente pericolosi da calcio franco con De Sena che mira il palo lontano, ma Fusco si distende e mette fuori. La ripresa, inizialmente senza sostituzioni, vede la San Benedettese pericolosissima al quinto con Lisi che tiene vivo un pallone sulla sinistra, poi una volta in area di rigore la conclusione si infrange su Fusco in uscita. Il Chieti, come fatto nel primo tempo, riesce a rispondere colpo su colpo e lo fa anche al 19° minuto quando Di Mino, prestazione da grande la sua, serve al limite dell'area di rigore a Akamadu, ma il tiro molto potente fa solo la barba al palo alla destra di Noflak. L'occasione più nitida della ripresa di marca locale capita sui piedi di De Sena. L'attaccante scappa sul filo del fuorigioco ed in campo aperto si invola verso la porta avversaria, ma la stanchezza ed un ottimo ripiegamento difensivo di consorte evitano il pericolo per i neroverdi. Le due squadre si allungano tantissimo sul finale di gara e le occasioni fioccano. Al 34° è Mele a lavorare bene un pallone sulla destra ed appoggiare all'indietro, dove con i tempi giusti si inserisce Pietro Antonio, che di destro non è il suo piede preferito, calcia sul portiere. La Samba non ci sta e prova da calcio di punizione a passare avanti, ma ci vuole tutta la bravura di Fusco a togliere le castagne dal fuoco e respingere il tiro di Di Domenico Antonio. Non ci sono pause e dall'altra parte Baldé sfugge ai centrali di difesa, ma al limite dell'area viene messo giù da Gabric, fallo da ultimo uomo e per lui rosso diretto, che vale però come un gol al 90°, dato che sul susseguente calcio di punizione la bordata di Bassini termina al lato. Al triplice fischio finale applausi per entrambe le compagini che nell'arco di 90 minuti hanno dato vita a una gara piena di emozioni. Due punti persi per Lucarelli, che già da domenica prossima vuole tornare alla vittoria, ma sulla propria strada avrà l'ostacolo notaresco. Sono due punti persi per noi, come ci capita ormai spesso. Io guardo la mia squadra, naturalmente non ce l'ho con la squadra avversaria, però credo per la mole di lavoro, di gioco, del gol annullato, clamorosamente annullato, e penso che oggi abbiamo fatto un'altra ottima prestazione. Quello che sto dicendo da qualche minuto è che evidentemente dobbiamo fare di più, perché noi queste prestazioni sono tutte le domeniche. Qualcuno ci caccia pure per difensivisti, perché va a vedere lo score dei gol fatti e gol subiti, ma noi abbiamo una statistica più professionale che dice che noi attacchiamo tanto e non realizziamo. Questo è diverso. Evidentemente dobbiamo prendere meglio la mira, essere più cinici, più cattivi e cercare di vincere le prossime partite. Sì, che ci sono preoccupato, mi dispiace pure. E sono sicuramente preoccupato, come lo sono i giocatori e penso anche la società, ma è giusto che sia così, perché il calcio è fatto di classifiche e di numeri. Le prestazioni aiutano un po', però poi già martedì siamo lì a guardare, anzi noi ci alleniamo già domani, quindi già staremo lì a guardare la classifica. In questo momento la classifica non va vista, non va guardata, altrimenti viene la depressione veramente. Ma a me non mi viene, quindi non ho problemi, non ce l'ho. No. Non va perché ci aspettavamo tutti un risultato diverso e purtroppo non abbiamo ottenuto quello che dovevamo cercare di ottenere a tutti i costi. Una vittoria che
per noi è troppo importante perché comunque dovevamo dare un segnale ed è un'ennesima, diciamo, bocciatura dopo una prestazione che non si può, sull'impegno non c'è da dire niente, però siamo troppo carenti in varie situazioni e quindi non siamo contenti, non siamo contenti noi, non è contenta la società giustamente. Bisogna tirar fuori di più, sicuramente di più. E il tempo ce n'è poco. Sicuramente non si sta rendendo al massimo, dei giocatori che magari in questo momento non rendono al massimo e la società giustamente si sta guardando intorno perché comunque può essere che delle scelte non siano state giuste, ma questo non vuol dire che non c'è il valore dei giocatori, il valore dei giocatori c'è, ma messi insieme. E individualmente in questo momento non c'è sicuramente, non ci sono i risultati che si aspettava la società e che mi aspettavo anch'io, sinceramente, venendo qua.